Fiaccolata nasce su Facebook perché abbiamo creato un gruppo che si chiama Una Fiaccolata contro la centrale, in quanto quando abbiamo saputo di questa centrale biomasse che si farà nel nostro paese, è scoppiato dentro di noi una bomba proprio, in quanto sappiamo i danni che può provocare sulla salute nostra e dei nostri bambini. Quindi abbiamo creato questo gruppo proprio per far conoscere alle persone la pericolosità in cui stiamo andando incontro. E con me è Claudio Giannini. Allora, noi è partito tutto da un'idea. Un pomeriggio ci siamo chieste come avremmo potuto far conoscere alla gente il progetto che c'era in atto e che era stato presentato al comune. Molta gente purtroppo ne è all'oscuro. Allora abbiamo pensato ad una fiaccolata pacifica dove mettere al centro dell'attenzione i bambini, che apriranno la fiaccolata con la lettura di una poesia semplicissima. Durante la fiaccolata poi si susseguiranno 8 canzoni a tema ambientalista e molto interessanti. Speriamo che questo sia solo l'inizio di una battaglia, di un percorso che insieme al comitato intercomunale contro la centrale a biomasse porterà alla rinuncia del progetto da parte della società. Grazie. La COSAL ha depositato un progetto per la realizzazione di un impianto a biomassa da 999 kW, ovviamente una taglia strategica al di sotto di un megawatt. All'interno di questa centrale a biomasse si andrà a bruciare sansa, per l'esattezza circa 18.000 tonnellate di sansa e 2.000 tonnellate di cippato. Noi abbiamo analizzato il progetto, abbiamo studiato le carte e ci siamo resi conto che ci sono delle lacune progettuali e anche delle contraddizioni tecnologiche. Partendo dalle contraddizioni tecnologiche e analizzando il piano di approvvigionamenti, nonostante il piano di approvvigionamenti si basi sul concetto di filiera corta, quindi in un raggio di 70 km, il 72% della sansa proveniente della sansa che andrà ad essere bruciata verrà da due comuni molto distanti dal comune di Lequie, da un orificio di San Pancrazio e da un orificio di Avetrana. Quindi parliamo di 12.000 tonnellate di sansa che verranno da territori molto distanti dai nostri. Si parla di recupero del calore da essere impiegato all'interno di un impianto di essiccazione di sansa presente a fianco al terreno su cui verrà realizzato l'impianto per il quale oggi noi protestiamo. Per quanto riguarda la cogenerazione, essendo la sansa un prodotto stagionale, noi pensiamo che molto di questo calore andrà disperso in ambiente, perché ovviamente la sansa è un prodotto stagionale e quindi in estate, se dovrà essere a servizio questo impianto dell'impianto di essiccazione, siccome l'impianto di essiccazione funziona solo quando c'è la sansa disponibile, gran parte di questo calore prodotto dalla centrale andrà disperso. Ci sono delle lacune e delle lacune progettuali. Sul progetto, esempio emblematico, manca la descrizione del piano per la raccolta delle acque di prima pioggia e delle acque di lavamento, quindi manca un progetto che descriva come queste acque vengono raccolte e come queste acque vengono trattate. Noi ci opponiamo a questa centrale non solo per un motivo tecnologico e di carenze urbanistiche, ma anche perché come ha dichiarato l'ARPA nel 2010, il Salento è un territorio vulnerabile da quel punto di vista e quindi non reputiamo che all'interno di questo territorio possano essere installati ulteriori impianti che fungano da fattore di pressione ambientale per quanto riguarda la qualità dell'aria. E quindi oggi ci opponiamo insieme a tutta la comunità di Lequie, ma insieme anche ai comuni limitrofi interessati e non
interessati e non dall'emissione della centrale a biomasse. Quindi ovviamente il comitato si prefigge un obiettivo che è quello di andare oltre un discorso circoscritto alla centrale a biomasse, ma noi speriamo che si apra un discorso e un tavolo di discussione per quel che riguarda tutto quello che oggi incide da un punto di vista ambientale sul Salento. Io sono qua anche perché, essendo l'amministrazione comunale di Lecce vicina al comune di L'Eguile, confinante con il comune di L'Eguile, sono qui per manifestare un forte no alla costruzione della centrale a biomassa. Questo perché quando si parla di ambiente innanzitutto non ci sono colori politici. Quando si parla di rispetto per l'ambiente, di salvaguardia della vita umana, di salvaguardia anche e soprattutto dei nostri piccolini, bisogna solo ed esclusivamente fare un grande gioco di squadra. Ecco perché sono qui. Sono qui all'Eguile per manifestare il mio forte e sincero no ad una costruzione di una centrale a biomassa che può solo che nuocere alla salute dell'essere umano.